Allora, in questi giorni ho pubblicato una storia su Facebook ponendo un quesito. In un bambino di 4 anni e mezzo che riceve il suo primo occhiale nella sua prima visita in assoluto di più 3,50, attenzione, scusate, i valori in ciclopegia erano più 3,50 e meno 7,25 di astigmatismo. Quindi l'asse era 180 più o meno, cioè 75. La risposta di tanti è stata corretta. Il quesito era: qual è la tua prognosi visiva? Molti hanno risposto in maniera corretta, ovvero il bambino dopo un anno e mezzo ha raggiunto ben i 10 decimi. Però alcuni sono stati un po' vaghi nella spiegazione teorica del perché un bambino che a 4 anni e mezzo riceve il suo primo occhiale con un astigmatismo di 7 diottrie, tralasciando l'ipermetropia di più 3,50, e quindi all'inizio la prima vista ha visto due decimi praticamente questo bambino, insomma era un po' a un professionista che vede un bambino del genere a quest'età. 4 anni e mezzo non è poi così presto per valori del genere. Allora, no, diciamo che magari non è molto sicuro sulla prognosi visiva di questo paziente, quindi quello che si può riferire al paziente, ai genitori è semplicemente vediamo come va. Io ho cercato, al fine di dare ai prossimi pazienti che vedrò una prognosi un po' più attendibile, un po' più certa, un po' più sicura, ho tentato di cercare una teoria che spieghi il perché di questo comportamento, perché questo paziente dopo un anno e mezzo, tramite il solo occhiale, senza terapia ortottica, senza terapia occlusiva, abbia raggiunto i 10 decimi. Ecco, io me la sono spiegata così e anche una persona tra di voi, la pensa come me. E questa è una cosa che volevo cercare, per questo motivo ho posto la domanda. La pensa come me e la pensiamo così, poiché tecnicamente l'equivalente sferico di questo paziente è simmetrico ed è pari a zero in tutti e due gli occhi, allora il potenziale è in assenza di strabismo e altre cose, tecnicamente, non c'è c'è un potenziale di visione al 100%, perché è come se fondamentalmente questo paziente da sempre fosse stato corretto tramite l'equivalente sferico, un equivalente sferico che noi riconosciamo nella pratica clinica quando vogliamo evitare di correggere l'astigmatismo. Però durante i corsi di che si svolgono in Germania, a Monaco di Baviera, i corsi famosissimi per la rifrazione sia in età adulta che in età pediatrica, i corsi Schober, ho conosciuto molti oculisti che hanno frequentato questi corsi e personalmente ho studiato attraverso il test ufficiale di uno di questi corsi, che io sappia però sono solo in tedesco. Ho potuto confrontarmi con queste persone e abbiamo raggiunto una conclusione che l'equivalente sferico non è solo una questione terapeutica, quindi al fine di evitare di correggere l'astigmatismo utilizziamo l'equivalente sferico, quindi diamo solo la sfera che praticamente va a correggere anche l'astigmatismo, quindi tramite cerchio di minor confusione, il conoide di Sturm che cade sulla fovea, però comunque questo equivalente sferico e che quindi, insomma, dicevo, non è solo una questione teorica e terapeutica, bensì anche prognostica. Prognostica perché immaginiamo che il paziente abbia sempre ricevuto un occhiale per l'equivalente sferico senza ricevere l'occhiale. Mi spiego meglio. Lui ha più 3,50 e ha meno 7 di astigmatismo. L'equivalente sferico fa 0.
Quindi se l'equivalente sferica è 0, è come se la situazione è come se refrattivamente, tecnicamente, l'occhio fosse in qualche maniera imetropizzato, come se il cono di disturbo, che è gigante a causa dell'astigmatismo, dell'entità della refrazione, però cada comunque sulla fovea, cada ben sulla fovea su entrambi gli occhi, poiché la refrazione è simmetrica. Pertanto un bambino comunque... La vista tramite il cerchio di minor confusione non è tanto sharp, non è tanto nitida come quando correggiamo lo stesso tramite un occhiale in cui facciamo una componente sferocilindrica. Quindi cosa succede? Succede che questo bambino ha avuto sempre il focus sulla retina, sulla fovea, però ha avuto la vista tramite tramite il cerchio di minor confusione. Ecco allora che comunque non appena anteposto l'occhiale, trascorso il periodo di adattamento, raggiunge benissimo 10-10. Dicevo prima che appunto mi sono confrontato con questi colleghi che hanno frequentato personalmente il corso di Schober, che dura 2-3 giorni più o meno, per quanto riguarda la parte pediatrica, però dura una mezza giornata o massimo un giorno. Quindi stavamo riflettendo un pochettino sul fatto che forse l'equivalente sferico è qualcosa da prendere più in considerazione anche dal punto di vista prognostico. E nulla, tutto quanto è stato riportato nel mio contenuto, guida alla prescrizione ottica in età pediatrica, ve lo consiglio. Ho messo anche delle linee guida e ho fatto cenno su questo argomento, che per me è qualcosa di advanced, non è qualcosa... per me, e anche il collega che ha risposto correttamente, è qualcosa di comunque ancora non proprio ufficializzato, non è un concetto proprio diffuso, chiaro, e devo aggiungere qualcosa. Come ho detto, lavoro insieme a un optometrista. Lui ritiene che sia stato possibile ottenere questo successo perché tecnicamente l'asse dell'astigmatismo di 180, quindi secondo lui è stato possibile migliorare, raggiungere i 10 decimi perché il bambino ha sempre strizzato gli occhi, quindi tecnicamente ha sempre ottenuto il miglior visus strizzando gli occhi, perché appunto l'asse dell'astigmatismo è 180 e sul 180 la refrazione, solo sul 180 la refrazione è migliore, quindi miopica, diciamo. A quel punto abbiamo solo meno 3 diottrie, che comunque consente il focus da vicino e lascia sviluppare la vista in tutto. Però la mia controargomentazione a questa tesi è che comunque se il paziente per tutto questo tempo avesse fatto così, i genitori se ne sarebbero accorti. Quindi non la ritengo proprio una buona spiegazione, una buona interpretazione. Purtroppo però in questi pazienti non è l'unico, questo è il più eclatante perché l'astigmatismo era proprio elevato. Ho avuto altri pazienti in cui appunto l'equivalente sferico era 0, ma che tutti però presentavano l'asse 180, quindi non lo escludo come tesi. È anche vero che alcuni genitori magari sono meno accorti nell'osservare gli atteggiamenti visivi dei bambini. Nulla, 9 minuti, molto interessante, fatemi sapere cosa ne pensate a riguardo. Sono aperto a nuove teorie. Se siete d'accordo, dite pure, magari aggiungete anche qualcosa di vostro nella possibile spiegazione del caso.